L'aria del derby emiliano esalta il Modena, acuisce il momento negativo del Piacenza da quasi 40 giorni senza vittoria. Castori punta sulla linea verde facendo giocare dall'inizio ben 7 under 21 con Moscardelli unica punta e Tulli ancora in panchina. Nel Modena Poloni deve fare a meno di due uomini chiave come Catellani e Bruno, messo KO dall'influenza. Davanti giocano Girardi e Napoli. I padroni di casa partono determinati e concentrati ed è Moscardelli ad avere sui piedi la prima palla buona dell'incontro all'ottavo minuto, destro debole dell'attaccante e Narciso blocca senza problemi. A svegliare il pomeriggio del Garilli ci pensa al quarto d'ora Michele Anaclerio, il difensore nato a Bari svetta con perfetta scelta di tempo sulla punizione cacciata da Nainggolan e infine un incolpevole Narciso. Sesto gol con la maglia del Piacenza per il giocatore cresciuto nel Lanciano e bravissimo nel tuffo di testa. Il Modena sembra senza mordente, la mancanza di qualità dalla linea mediana in su è piuttosto evidente. Napoli si danna l'anima su tutto il fronte d'attacco, ma difetta di precisione e freddezza quando si tratta di concludere nei 16 metri finali. Il match rimane molto tattico, le occasioni da rete vere e proprie scarseggiano, ma col passare dei minuti i canarini escono dal torpore. E così puntuale al 31esimo arriva il punto del pareggio. Bianco attiva Troiano al limite dell'area di rigore, il numero 10 lo lavora alla perfezione, lascia partire un sinistro millimetrico che si va ad infilare nell'angolino lontano dove Puggioni non può arrivare. Primo centro in stagione per il centrocampista nato a Desio che riporta in equilibrio la gara. Un equilibrio poco duraturo perché 9 minuti più tardi il Modena completa la rimonta con un sinistro violentissimo di Roberto Cortellini da posizione leggermente defilata e che Puggioni non vede nemmeno passare. Splendida dall'esecuzione dell'ex giocatore di Brescia e Cesena su assist di Napoli a cambiare completamente l'inerzia della partita. Nella ripresa Castori getta nella mischia Tulli per dare un po' di aiuto al troppo isolato Moscardelli, ma è una mossa vana perché al 57esimo il Modena chiude i giochi. Iorio entra fallosamente in ritardo su Ricchi e costringe l'arbitro Gallione a fischiare l'ottavo rigore della stagione contro il Piacenza. Dal dischetto Troiano usa tutta la precisione del suo sinistro e batte ancora una volta Puggioni. Doppietta e nono gol in carriera con la maglia del Modena per il 24enne ex Chievo. Il 3-1 manda in tilt i biancorossi che al 68esimo rischiano ancora sulla ripartenza in contropiede dei gialloblu, condotta dal solito Troiano e chiusa dall'ex bianco con un tiro potente ma troppo centrale e respinto da Puggioni. Al 70esimo però il Piacenza torna a sperare quando Moscardelli si conquista un rigore netto per fallo da dietro di Ricchi. Il Mosca si presenta sul dischetto e non lascia scampo a Narciso. Terzo gol stagionale e secondo consecutivo per l'attaccante dopo quello bellissimo firmato a Cittadella 7 giorni fa. La partita si rianima e ci sono continui ribaltamenti di fronte. All'80esimo Puggioni nega con un bel intervento la tripletta personale di Troiano, poi sull'azione successiva Vogadri sfiora il pazzesco 3-3 con un destro dal limite che Narciso vede terminare a lato per questione di centimetri. Al Garilli passa il Modena 3-2, i canarini raccolgono la terza vittoria nelle ultime 4 facendo bottino in trasferta per la seconda volta di fila dopo Torino e avvistando la zona playoff. Al Piacenza invece la terza sconfitta interna dell'anno, il successo manca da 5 gare e martedì si va ad Ancona in casa della terza in classifica.